ci andiamo a concentrare su quello che ci attende, ovvero la sfida tra Inter ed Empoli. Ancora una volta qui le due squadre vanno sempre con le stesse scelte viste nella giornata precedente. Per l'Inter c'è Menetto. Non cambiano i nerazzurri, esordio ieri per Menetto e anche oggi lo ritroviamo dall'altra parte. Non cambia lo spartito, per l'Empoli c'è sempre X Lorenzo. Questa è una partita che ieri ci ha regalato tante emozioni, tanti errori, ne abbiamo visto veramente parecchi e adesso qui veramente spartiacque di questo gruppo C. Sì, questa è una partita davvero importante perché con una vittoria l'Inter chiaramente si allontanerebbe un po' dalle due inseguitrici Empoli e Sassuolo, andrebbe quasi a blindare il terzo posto, quasi, chiaramente manca ancora tantissimo. È una scelta che non so se mi aspettavo al 100% considerando che ieri è finito Artixel. Oggi riparte però X Lorenzo, che ieri però in questa partita non aveva fatto benissimo. Mi sarei aspettato forse anche un cambio di matchup, quindi provare magari qui Artixel e poi magari provare Lorenzo contro un altro player. Comunque Lorenzo aveva fatto molto bene poi nella partita successiva, quindi è comunque giusto dargli fiducia. Non me l'aspettavo proprio in questo match, perché ieri il primo tempo secondo me ha sofferto davvero tantissimo l'Inter di Neto, che aveva dilagato praticamente. Neto secondo me deve ricordarsi una cosa: iniziano a pesare i gol, quindi anche se stai vincendo 3-1, 4-0, comunque devi segnare, devi farne il quinto, devi fare il sesto, non devi sbagliare anche magari al 90esimo, provare il pallonetto, no, devi andare a segnare perché oggi conta tanto, senza quegli errori probabilmente non avremmo una differenza reti negativa. E allora seguiamo proprio questo Inter-Empoli con l'Inter che attacca, rimessa laterale in proprio favore, Barella, che sì, allarga per Spinazzola, attende i compagni lì vicino, ecco che sì, in verticale a servire Barella, palla subito recuperata però da parte dei toscani. Brahim Diaz, Gullit, Hernandez, Gullit, Hernandez, pallone recuperato, vediamo se adesso l'Inter ne approfitta con questa ripartenza. Ronaldo l'alza dentro meravigliosamente per Ronaldinho, che calcia, e arriva l'intervento in calcio d'angolo, strepitosa qui la parata da parte di Szczęsny. Adesso come al solito, attenzione Ibrahimovic dentro l'area, cercare la sponda, palla allontanata però dall'Empoli, in un lampo si è accesa qui l'Inter con questa bellissima palla, fu andata dentro l'area per poco, non trovava il gol dell'1-0, però attenzione perché qua l'Empoli può provare a ripartire. Ibrahimovic, lo scatto di Gullit non percorso e dunque si passa da Teo Hernandez. Ronaldinho, posizione che sembra essere regolare, così è, ancora a cercare Ibra che attaccava bene la profondità. 10 minuti dove le due squadre non si stanno di certo risparmiando. Non si stanno risparmiando. Io rilancio l'idea data ieri agli amici di Vivo, dopo il best goal anche la best parata, perché ieri tra alcune parate di Maignan e oggi anche Szczęsny in questa situazione stiamo vedendo davvero i portieri come assoluti protagonisti. Qui era stato un bello il taglio per Ronaldinho, ma la parata di Szczęsny davvero vale come un gol, si dice qua, davvero, perché permette a X Lorenzo di rimanere sullo 0-0. Neto che riparte come ieri, comunque a tutta birra, soprattutto nei primi minuti, per provare a imporre il proprio ritmo, anche se un paio ancora di imperfezioni ci sono, tipo questa verticalizzazione di Barella troppo pretenziosa. Qui però ottima palla recuperata da parte di Gullit. Barella allarga per Verde, che adesso ha spazio su quel lato. Verde prova ad accentrarsi, a servire Ronaldo, la finta, la giocata, la palla è dentro per Ronaldinho. Quando abbiamo visto un Menetto che con il player lock fa praticamente di tutto, anche ieri selezionati 7 giocatori nel giro di pochi secondi, una ottima caratteristica da parte del player dell'Inter. Ottima, ma secondo me in questa situazione è rimasto un pelo indeciso se passare il pallone in mezzo o tirare, perché hai visto che ci ha aspettato quella frazione di secondo perché faceva gol il tiro da quella posizione. Comunque Empoli che sta davvero soffrendo tanto perché non riesce a trovare sbocchi per ripartire.
giocatore, guarda comunque quanto è schiacciato dietro e quanti metri del campo, deve andare sui lanci lunghi, però anche qui, attenzione. Fortunato Brahim Diaz nel rimpallo, alla fine però arriva Barella che chiude tutto per i suoi, che sì, Darmian. Cercare compagni, girarsi e rigirarsi e passare dai difensori. Spinazzola. Sempre ben chiuso, ben marcato. Adesso Koulibaly la gira per Darmian. Cercare per vie orizzontali Barella. Verde. Prova a girarsi. Adesso la partita che sembra essere cambiata rispetto ai primi 10 minuti. Tante ripartenze da una parte e dall'altra, ma soprattutto tanti errori in fase di impostazione, tante imperfezioni secondo me, ma si conferma comunque qua è un errore, probabilmente sta cercando il passaggio a un altro giocatore, Meneto. Tante imperfezioni a metà campo e soprattutto un Empoli che sta facendo tanta fatica a risalire il campo. Perché? Perché comunque dovendo difendere basso con Neto che sta mettendo pressione sulla squadra avversaria, cosa lo costringe a fare? Lo costringe o a ricorrere al lancio lungo, comunque cercare verticalizzazioni complicate. Deve riuscire X Lorenzo piano piano a iniziare a riguadagnare metri, iniziare ad alzare leggermente il baricentro, perché vedi comunque è ancora tanto indietro in questo momento. Guarda com'è ben messa l'Inter, quindi deve avere pazienza, esatto, risalire un pochino coi terzini, adesso andare con calma, trovare sempre l'uomo libero e vedrà che prima o poi qualche occasione Neto la concede. Abbiamo visto ieri comunque non sempre perfetto dietro, però vedi quando deve fare queste verticalizzazioni qui coi difensori soprattutto è tanto difficile. Neto a volte anche lui però un po' troppa fretta, fretta probabilmente la parola che contraddistingue questi primi 30 minuti con le due squadre che continuano ad essere chiuse e a sbagliare tanti palloni in fase di impostazione. Teo Hernandez, Gullit, Ronaldinho, viene chiuso qua splendidamente da Darmian che da dietro gli tocca il pallone e riesce a servire Maldini. Qui per vie orizzontali è fortunato Verde, prova ad accentrarsi, converge Verde dentro per Ronaldo che non stoppa nel miglior modo possibile, infatti la regala agli avversari. Brahim Diaz, il lancio per Ronaldo, la mette giù, prova a servire il compagno, ancora Ronaldo in possesso di palla, accompagna Ronaldinho su quel lato, dentro per Ronaldo con Koulibaly, lo aspettava lì, palla dunque recuperata solo per un istante perché ancora l'Empoli in possesso. Ronaldinho, arriva la chiusura però da parte di Darmian, adesso Verde per ripartire, Gullit lì vicino, Hernandez tocca, non basta, rimessa laterale in favore dell'Inter. Sta mancando un po' lo spettacolo dopo questi primi 40 minuti con le due squadre che continuano a essere chiuse. L'abbiamo detto proprio in fase di presentazione, una giornata diversa rispetto a quella di ieri. Sì, chiaramente ieri avevamo già visto 3 gol in questa sfida. Partite diverse, ma perché ci sono anche davvero tanti errori nei passaggi, comunque giocatori che magari provano l'uno contro uno e anche passaggi a volte tutto sommato non così difficile. Prima soprattutto quello di Verde dentro per R9 da parte di Neto, considerando che Verde era sul suo piede, è un errore che non ti aspetti da un giocatore di FIBA, quindi anche Neto credo che non sarà rimasto pienamente soddisfatto dell'appoggio lì. Devo dire che X Lorenzo in quella situazione lì, intanto questo era un pallone molto difficile ma era scaduto il tempo, forse è sembrato un po' troppo timido quando Verde è andato sul suo piede all'interno con così tanta libertà, dove poteva anche pensare addirittura alla conclusione. Uno 0-0, un tiro in porta, l'expected goal è 0-2, quindi un tiro anche difficile da mandare a segno. Equilibrio per ora. Un po' come si è visto la partita di prima, diciamo la stessa cosa che abbiamo detto a Figurigno, la diciamo adesso a X Lorenzo, sicuramente deve cambiare qualcosa per provare a portarsi a casa i 3 punti che servono davvero tanto all'Empoli, perché gli permetterebbero di agganciare l'Inter a netto del scontro diretto della prima partita. Ovviamente magari azzardare non ad inizio ripresa, anche perché il risultato è un risultato che recita 0-0. Prova però proprio l'Empoli, la palla è dentro per Ronaldo che prova a girarsi. Viene chiuso splendidamente, per la prima volta abbiamo visto un'occasione arrivare fin dentro l'area di rigore, cercare la skill, cercare la giocata, il reverse elastico si funziona, ma sempre la chiusura di uno dei difensori. Barella, Ronaldinho, Ronaldo,
allarga per Verde a cercare Digno dentro l'area, il tiro di Ronaldinho, passano 6 minuti e arriva il gol dell'1-0, si apre la partita perché è un secondo tempo diversissimo. Prima una grande occasione per l'Empoli in area e poi questo passaggio di Verde per Ronaldinho. Mi aspettavo forse l'intercetto, avevamo visto le difese però sempre sicure dietro, qui invece arriva il gol che sblocca la partita e probabilmente assisteremo sì a un secondo tempo diverso. Mi stavo concentrando sulla fascia sinistra di Neto, ieri ha costruito tutti i suoi successi con Theo Hernandez che faceva quasi l'esterno offensivo, oggi sta attaccando di più a destra, vedo Verde più protagonista, più coinvolto, ecco. Gullit prova ad andare dentro dove c'era Ronaldo, pallone che viene intercettato e recuperato. Gullit che sì, guadagna terreno, va in verticale per Ronaldo, la tiene ed inizia ancora Barella, Verde al limite, dentro a servire Ronaldo, la suola, Ronaldo la porta sul destro e calcia, deviazione, calcio d'angolo. Va costruita benissimo qui a Meneto. Anche qui una grande occasione per l'Inter, se l'era costruita bene con il movimento lì in area di rigore, bravissimo, perché in un fazzoletto se n'è andato via e poi subito finalizzazione a tempo si è immolato il difensore per salvare un gol che sembrava già fatto. Manovra veloce per l'Empoli nella propria metà campo, inserimenti offensivi. È già il momento, siamo solo al 57esimo, però Lorenzo sa che deve fare di più in fase offensiva e quindi si lancia l'attacco. Vediamo forse anche magari un cambio di modulo, te lo aspetti? Secondo me credo che potremmo vedere il rombo. Sì, potrebbe esserci anche proprio una soluzione differente per posizione dei giocatori in campo. Proseguiamo questo corner con la sponda cercata, ormai uno schema che conosciamo a memoria. Che se abbiamo visto poche reti sinceramente con questa tipologia di soluzione. Ronaldo prova a calciare col sinistro, dove l'ha messa il brasiliano, cosa ha fatto Ronaldo, si gira, sassata sotto l'incrocio, 2-0. Solo gol belli da Neto davvero in questo torneo, anche questa è una bordata terrificante da fuori area, si gira, guarda la porta e decide di andare dritto per dritto, di solito siamo sempre abituati da fuori, la provano a mettere sul secondo palo, ma qui ha tirato una staffilata, pallone che andava a 200 all'ora, imparabile, ora si passa alla difesa 3 per recuperare, però c'ha questi lampi Neto, quando meno te lo aspetti si inventa qualcosa. Un 2-0 che fa davvero tanto, tanto male. Un 2-0 importantissimo per l'Inter, ma un gol che probabilmente rivedremo anche più avanti, perché merita veramente di finire tra i best goal di questa giornata. Adesso mezz'ora per l'Empoli per provare a ribaltare queste due reti di svantaggio, non di certo con questi palloni. Adesso attenzione perché c'è anche il pressing e dunque tanti spazi per l'Inter. Verde, Darmian, Verde, dentro per Gullit, prova a girarsi, rigirarsi, Koulibaly lo chiude, adesso può ripartire l'Empoli in contropiede, Ronaldo è partito, non viene servito. Gullit adesso sì, a cercare Ronaldo, dentro l'area, Ronaldo calcia, come ha spostato il portiere Meneto. Che occasione qui però per l'Empoli, gran palla con Koulibaly che l'aveva tenuto colpevolmente in gioco, qui non era salito, grave errore della difesa dell'Inter, però Neto con che tranquillità ha spostato il portiere e ha salvato un gol che sembrava già fatto, questa era l'occasione che serviva all'Empoli per rientrare in partita. Adesso sono molto curioso di vedere l'atteggiamento di Neto, soprattutto perché è entrato Theo, prima c'era dentro Spinazzola che paradossalmente ha caratteristiche più offensive secondo me di Theo, anche con il 5-4, ma era meno coinvolto, qua Theo invece continua a essere molto offensivo, però deve stare attento perché comunque con la difesa 3 schierata c'ha tanti uomini adesso anche che arrivano dalla fascia, guarda quanti vanno in aria. Attenzione, palla è dentro per Ibrahimovic che non calcia la passa, portiere a terra. Grande occasione sprecata, però altro lancio lungo per Ronaldo, adesso può allargarsi sulla destra, la tiene sterzata e rinizia, Darmian, Maldini, Darmian, che sì, verticalizzare, diventa un passaggio per il portiere, ancora
16 minuti più recupero, qua brutta palla persa proprio con ripartenza dalle mani dell'ultimo uomo, Barella, che sì, Gullit la recupera e allarga, Brahim Diaz, Gullit, Ronaldinho, prova a salire, si ferma ancora Gullit lì vicino, l'alza dentro per Ibrahimovic, la palla è dentro per Ronaldo, ma c'è ancora Maignan, è incredibile come sposta il portiere questo ragazzo. Io ribadisco quello che ho detto prima, se gli amici di Vivo vogliono lanciare anche la best parata su queste, anche grazie alla collaborazione chiaramente di Neto che l'ha spostato in maniera perfetta, direi che abbiamo una bella raccolta di miracoli di Mike Maignan, davvero wow. Però guarda che comunque l'Empoli si è fatto vedere tanto in zona offensiva, e certo che se sposta il portiere così diventa veramente complicato segnare. Intanto la sponda fuori per Di Natale, alla che si alza e l'Inter riparte. Chiesa adesso può correre su quel lato, situazione di 2 contro 2, allunga la falcata il numero 15 dell'Inter, player lock dentro per Ronaldinho, extra pass a servire Ronaldo, non sbaglia l'Inter in ripartenza, 3-0. Che ripartenza, che contropiede qui, anche l'utilizzo del player lock per staccare Digno, poi arriva Ronaldo a rimorchio, non ha neanche bisogno di stoppare, calcia dritto per dritto. Szczęsny si dispera, ma qua poteva farci chiaramente poco. Un 3-0 abbastanza pesante, un 3-0 che però è maturato anche grazie all'abilità in difesa col portiere, perché comunque un paio di occasioni che potevano riaprire questa partita ci sono state. Adesso vedremo se ci sarà un miracolo. Qua c'era il cross, forse sono Ronaldinho dentro a servire Di Natale, adesso Ronaldo a cercare Ibrahimovic con la palla che rimane pericolosamente dentro l'area di rigore, si salva l'Inter che adesso riparte ancora con Chiesa, qui esagera, infatti palla regalata agli avversari, Ibrahimovic la lascia lì e la ritrova, Barella, Ronaldo al limite, cercare la giocata, viene però fermato e adesso Ibrahimovic per andare ancora una volta in contropiede, Ronaldo, Ronaldinho si è buttato dentro, pallone che si alza dopo la deviazione, dunque rimessa laterale a 5 dalla fine. Hernandez, Ronaldinho, la sponda dentro per Ronaldo, prova a girarla, la ritrova Ronaldinho che se ne va splendidamente, qui Ronaldinho, il pallonetto e la chiude l'Inter con questo tocco sotto, sono 4, capolavoro e Meneto. Ma qui bravissimo, non tanto nella finalizzazione, in cui è stato davvero bravo, ma nel leggere la situazione difensiva, perché ha visto che la difesa dell'Empoli si è aperta, Digno allora ha detto vado con lui, se n'è andato e attenzione. Qua può dilagare perché Ronaldo si presenta, extra passo per Chiesa e arriva anche il 5º gol. Abbiamo parlato di differenza reti e penso che Meneto abbia risposto così. E qui non si ferma, secondo me, Marco, perché adesso proverà anche a fare il 6º, perché è troppo importante per lui portare la differenza reti in positivo, cosa che sta riuscendo a fare. Notte fonda per il Lorenzo, chiaramente demoralizzato, anche perché il risultato è abbastanza severo, ma in campo comunque aveva costruito qualcosa. Partita che poteva andare in maniera diversa, comunque un po' di sfortuna e bravura chiaramente, vediamo. Qui dentro per Di Natale, tutto fermo, offside, 30 secondi ancora di gara, la vuole tenere l'Inter per scaraventarla fuori e finisce così, vince l'Inter per 5-0, ma una partita che passa dagli ottimi movimenti del portiere di Meneto. Sì, è una partita che ci dice un dominio dal punto di vista dei gol, però se ti ricordi comunque il punteggio dopo il primo tempo sembrava una partita comunque in equilibrio, è una partita in cui l'Empoli ha avuto le occasioni per rientrare e però Neto non ha concesso la via del gol a Lorenzo, perché è andato a spostare 2 volte il portiere in maniera ottimale e poi davanti oggi non ha perdonato in questa partita. Io credo che non potesse andare meglio per lui, perché si riporta con la differenza reti in positivo, tiene lontano l'Empoli soprattutto con questi 3 punti, davvero partita da 10 lode.